Allora, buongiorno, siamo buongiorno. Di nuovo qui negli studi di Gentiluomo Digitale, abbiamo ospite... Ringrazio anche da parte mia perché ci danno veramente un'ottima opportunità. Senz'altro sarà fatto, ma comunque loro sono dei tuoi fedeli seguaci, quindi non mancheranno di ricevere in prima persona i tuoi ringraziamenti. Benvenuto Paolo, so che oggi continueremo il nostro discorso sulla nutrizione nell'era del microbiota, come ci avevi anticipato la scorsa volta. Di cosa ci parlerai oggi? Oggi vi farò capire che la scelta del cibo, cioè quel cibo che più ci piace, il cibo che molto spesso non riusciamo a farne a meno, abbiamo un desiderio forte, dipende dal microbiota, perché il microbiota ci controlla quello che mangiamo, cioè... E adesso ce lo chiede in maniera molto forte, perché questa popolazione microbica, poi semmai un giorno faccio tutta la storia, perché è interessantissima anche quella, di dove sono arrivati, che non si sa, sono delle ipotesi chiaramente, vivono sulla Terra da 3,5 miliardi di anni, noi ci siamo da mezzo milione, quindi nel tempo hanno sviluppato dei meccanismi molto forti di sopravvivenza e di sfruttare al massimo l'ospite, cioè quindi di manipolare. Cioè, quindi loro sono molto più potenti di noi nel controllare il nostro corpo. E le rotelle adorano i carboidrati, i bifidobatteri e le fibre e così via. Ogni ceppo preferisce, ogni ceppo batterico ha delle preferenze alimentari, quindi per esempio c'è una disbiosi, quindi c'è un'alterazione tra questi rapporti, viene fuori che il desiderio di alcuni cibi è molto forte, proprio perché sono aumentati i ceppi che vogliono quel cibo e te lo chiedono con molta insistenza. Quindi noi ingrassiamo o diventiamo golosi anche per colpa del nostro microbiota che in un certo qual modo pilota i nostri desideri alimentari. Noi mangiamo quello che i batteri vogliono che noi mangiamo e in maniera molto forte. E noi vediamo appunto, abbiamo visto che controllano il metabolismo del cibo, che ama il cioccolato e perché ha un aumento di questi batteri che gli chiedono di mangiare il cioccolato e lo metabolizzano in maniera diversa da chi non è goloso. Cioè le molecole che derivano dal metabolismo delle molecole contenute nel cioccolato, ci sono studi della metabolomica molto interessanti, qui per esempio nella PANDAS c'è una disbiosi nei bambini soggetti alla PANDAS, c'è una modificazione dei processi metabolici. In questa patologia può essere interessante l'alterazione del metabolismo della tirosina, per esempio, ma non entro in questi dettagli, ma più in generale vediamo che una persona che è golosa a livello urinario sono diverse nei soggetti golosi. Quindi il soggetto goloso, oltre ad essere goloso, ingrassa anche maggiormente. Se poi il cibo, che è il desiderio del cibo, è un cibo che porta a un aumento di peso, cioè non è strettamente correlato. La fame, abbiamo visto appunto nel precedente, la sazietà è controllata dal microbiota. Il che mangiamo è controllato dal microbiota. E che controlla anche l'appetito e la sazietà, quindi la quantità di cibo che introduciamo dipende dal microbiota. E per rispondere meglio alla domanda che tu hai fatto, ci vediamo un'altra volta e vi spiegherò nei dettagli, cercando di essere molto semplice, come fa a essere così forte nel controllare il desiderio di cibo, la sazietà, l'appetito, le preferenze alimentari. Grazie Paolo, a presto, alla prossima!